Buonasera cari amici, cari telespettatori di Dopo Cena e di Fano TV, ben ritrovati sui divani rossi di questa trasmissione che è come sempre seguitissima e apprezzata. Io vi ringrazio per la vostra attenzione. Questa sera parliamo di un argomento che è già transitato in questo studio e sul divano rosso sicuramente l'abbiamo già trattato. Ritornano i protagonisti di quella puntata perché ci sono aggiornamenti e poi c'è una novità che riguarda sia Fano che anche la Regione Marche. Allora, per introdurre l'argomento io vi faccio vedere un clip, un filmato che poi commenteremo in studio, così introduciamo l'argomento. Guardatelo con attenzione. Il primo giorno di scuola la mia amica mi ha guardato e mi ha fatto: Gloria, ma che hai fatto? Ma sembri anoressica. Sì. Tu pensi che sia una vergogna? No. Una cosa da nascondere? Beh, no, però sul fatto fisico probabilmente sì, però non... Non lo so, vabbè, ecco, se andiamo sempre allo stesso argomento di prima, è il fatto di essere diversi. La macchia d'olio per terra, la stessa cosa, no? Ti senti così, proprio sbuttata lì. Bene, l'argomento è questo, l'anoressia lo abbiamo già trattato qui, come vi dicevo, c'è questo... Questo trailer che vi abbiamo presentato, che è uno spezzone di un lavoro più ampio, più importante, però di questo ne parleremo con colui che lo ha realizzato fra poco. Intanto introduciamo i nostri ospiti che sono sul divano, appunto al centro Ruben Lagattola, che ha realizzato il film. Ben arrivato, dopo ci parlerai di... Grazie. Questo lavoro. Al suo fianco il dottor Ansuini Roberto, referente regionale di Mi fido di te. Buonasera e ben buonasera. Ritrovato, perché con lui ci siamo... Grazie. Già trovati altre volte, come con la dottoressa Cristiana Santini, psicologa, psicoterapeuta, di cui insomma abbiamo trattato e approfondito anche l'argomento in altri momenti. Allora, iniziamo da Roberto. Roberto, poi tireremo un po' le somme di tutto questo lavoro che c'è stato dall'ultima volta che ci siamo visti qui, no? Un anno e mezzo fa, fino ad oggi. Però insomma, qual è lo stadio di questo lavoro? Lo stadio di questo lavoro è un qualcosa che si sta cominciando a muovere all'interno della Regione Marche. E poi magari, come dicevamo, ne parleremo alla fine, dove le associazioni di genitori che sono coinvolte in questa problematica hanno avuto un ruolo importante e fondamentale. Io oggi sono qui appunto come referente regionale dell'associazione Mi fido di te, che è un'associazione che è nata a Todi, che ha lo scopo fondamentalmente di sostenere i genitori e i pazienti affetti da disturbi alimentari attraverso tutta una serie di iniziative che vanno dagli incontri periodici con i genitori e seminari genitoriali che si fanno due volte all'anno a Todi, a cui partecipano un numero non indifferente di famiglie provenienti da tutta Italia, ma anche attraverso un'attività di informazione, soprattutto di formazione riguardo quello che è la problematica del disagio giovanile in senso lato, formazione che viene fatta fondamentalmente dagli operatori sanitari, e nonché attività culturali e attività di ricerca nel campo di DCA. Ricordo, l'avevamo già detto l'altra volta, che la Mi fido di te gestisce anche il master sui disturbi alimentari presso l'Università di Perugia, a cui partecipa anche come docente Cristiana Santini, appunto, che è qui con noi. Ma
Questa sera siamo qua per ribadire l'importanza della conoscenza dei disturbi alimentari. Anoressia e bulimia rappresentano la parte più appariscente di questo ambito, di questa malattia, di questo insieme di malattie che riconoscono anche altre forme minori. Oggi si parla del 4% della popolazione italiana affetta da disturbi del comportamento alimentare. I dati Istat del 2014 parlano di una stima di 40.000 donne adulte nella regione Marche affette da disturbi alimentari, con 60 nuovi casi di anoressia e 80 di bulimia all'anno nuovi, appunto, che si partecipa. Quindi capite quanto è l'impatto e quanto sia necessario quindi affrontarla nel modo migliore. Nelle Marche esistono al momento tre ambulatori: Pesaro, Galantara, Ancona, gli ospedali riuniti, e Fermo presso l'ospedale di Fermo, e la neuropsichiatria infantile, che seguono si interessano di queste problematiche in maniera specifica. Tutti questi ambulatori e queste strutture, come molte purtroppo strutture sanitarie italiane, sono in una carenza di organico unico, per cui non sono certamente esaustive nel dare una risposta concreta a tutte queste richieste. Quindi, tra l'altro, manca nella Regione Marche un centro riabilitativo residenziale che è fondamentale almeno in una certa fase della cura, non per tutti ovviamente, ma è fondamentale. Quindi questo comporta un migrare continuo tra specialisti non sempre del tutto preparati, anche questo è un altro aspetto importante della problematica all'interno della regione, e anche proprio viaggi della speranza in centri extraregionali, con tra l'altro una grossa difficoltà ad avere l'autorizzazione ad andare fuori. Per fortuna nelle Marche esistono delle associazioni di volontariato, non parlo di genitori, non parlo tanto della Mi fido di te, quanto soprattutto della Fampia di Ancona, che fa un po' da capofila di queste associazioni regionali, e centri specializzati, quale il centro ETA FIDA di Ancona, sempre diretto dalla dottoressa Capannelli, che si adoperano incessantemente proprio per stare a fianco dei genitori, dei ragazzi e dei genitori, insomma, proprio perché questa malattia è una malattia devastante che colpisce, che riguarda non solo quelli che vivono proprio sulla propria pelle il disturbo, ma anche tutti i loro, certo, familiari. Certo, immagino che insomma stare accanto e seguire un figlio oppure una persona che ha intrapreso questa china non sia facile. No, non solo non è facile, ma proprio, come ho usato una parola devastante, è una patologia proprio che distrugge le relazioni, può portare proprio a una completa crisi nella relazione all'interno della famiglia, tra il paziente e i genitori, ma anche tra paziente e fratelli, insomma, proprio, certo. Quindi è importante sostenere la famiglia e sostenere ovviamente anche il ragazzo affetto, perché sennò si rischia di disintegrare quei legami che sono fondamentali oggi nella vita, certo, tanto più oggi, insomma. Quindi tanto più oggi. È questo. E questo che stiamo a presentare stasera, questo il progetto Eat Me, che è un progetto che è nato appunto dall'intuizione, dall'impegno della Fampia, di questa associazione di genitori del Centro Ita d'Ancona. È un progetto che è stato presentato, come si è visto anche nel trailer che abbiamo visto all'inizio, è stato presentato per la prima volta in Ancona il 15 marzo, è partito il 15 marzo in occasione della giornata nazionale del fiocchetto Lilla, e È un progetto che vuole appunto andare sul territorio proprio per aumentare, sensibilizzare alla conoscenza della problematica e anche alla consapevolezza di quanto questa malattia sia, come dicevo, devastante, di quanto ancora molte cose non si sanno, non si conoscono, e come ci sia ancora tanto da fare proprio per affrontarla. E questo progetto ha come cardine, come punto di riferimento, questo film documentario che appunto Ruben qua vicino a me insieme a Filippo Biagianti ha realizzato per la Fampia, per il Centro ETA, e che è già stato presentato in varie parti d'Italia, mm-hmm, e della regione, che il 16 maggio, proprio prossimo 21 alle 21, sarà al cinema Malatesta di Fano. Ecco, adesso lo ribadiremo poi la data, l'orario e tutto.
avete capito che anoressia e bulimia sono due facce della stessa medaglia, di un problema che forse è anche più ampio, sottostimato, sottovalutato, spesso e volentieri e soprattutto mal affrontato. E per questo sono qui, insomma, loro che vogliono cercare di fare questo focus, dopo sugli aspetti anche psicologici, sull'impatto psicoemotivo su una persona e sui suoi familiari, ne parleremo più approfonditamente con Cristiana, che forse è più addentro in questo aspetto, e vogliamo capire anche, insomma, i risvolti sociali un pochettino di questa patologia. Però parliamone, visto che l'abbiamo citato, Roberto gli ha dato un assist da niente a Ruben Lagattolla, un documentarista che ha lavorato in scenari completamente diversi da questo, ti sei occupato di Siria e i tuoi filmati sono utilizzati dalla Croce Rossa Internazionale e anche da Amnesty International per operazioni di divulgazione di questi messaggi, quindi sei mosso in ambiti completamente diversi. Ecco, con questi occhi, come si affronta una problematica di questo genere? Cioè, quali sono state i tuoi paletti, i tuoi orientamenti, passando da una cosa così diversa a una cosa così, invece, allora, socialmente impattante? Dunque, sicuramente alla fine quello che accomuna questi due documentari, perché questo è il secondo che realizzo, è il valore dell'esperienza, nel senso dell'esperienza che io ho fatto seguendo queste persone, ascoltando le loro storie e seguendo i loro di percorsi. Per cui c'è l'esperienza mia messa accanto all'esperienza loro, diciamo, ho seguito proprio questo. E di conseguenza quello che accomuna è una storia, una serie di storie che fanno emergere delle domande più che fornire delle risposte e fanno in modo che alla fine lo spettatore si ritrovi realmente dentro queste, realmente almeno per la durata del documentario, si ritrovi dentro per capire effettivamente dall'interno. Io credo che sia questo, almeno secondo il mio punto di vista, il metodo estetico ed etico anche per raccontare, per far realmente capire di che cosa si tratta. È importante perché anche nei miei confronti è stato, diciamo, un'operazione di sfatare tanti luoghi comuni, tanti miti anche. E quindi anche la scelta, per esempio, di raccontare in parallelo una storia di obesità e una storia di anoressia per parlare, in realtà, per cercare di andare oltre, per, diciamo, scoprire anche tutto quello che c'è sotto la punta dell'iceberg. Questo, insomma, è venuto successivamente, è stata una presa di coscienza, perché anch'io inizialmente ho dovuto capire. Per cui questo è un lavoro di ricerca filmica, non soltanto di narrazione, perché appunto c'è sicuramente, con il sostegno fondamentale delle consulenti scientifiche, è stata proprio un'operazione di comprensione da parte mia, non è stato e non è per niente facile, insomma. Allora, senza svelare troppo di che cosa si vedrà in questi 40 minuti, penso che duri il documentario, perché vi vogliamo stimolare ad andarlo a vedere, raccontaci un po', insomma, il percorso, che cosa si trova all'interno, come si raccontano le emozioni di questa storia, o di queste storie, non so adesso. Allora, questa, considerato che questa è una versione, diciamo, intermedia, non definitiva, che abbiamo tirato fuori anche per una questione di urgenza sulla prevenzione proprio, e abbiamo appunto il racconto in parallelo di due ragazze, Gloria, che è una ragazza che ha sofferto di anoressia e, insomma, ne sta uscendo, e di Simona, che è una ragazza che soffre di obesità. Il lavoro più importante, diciamo, da parte mia e di Filippo, come è stata un guadagnarsi la fiducia, prima di tutto, che abbiamo iniziato con tutta una serie di interviste al Centro Oltre a Riveder le Stelle, con Centro ETA e Fampia, che avete nominato prima. Abbiamo fatto tutta una serie di interviste cieche, cosiddette, cioè abbiamo filmato solo le mani, i piedi, i dettagli, senza mostrare mai i volti e i nomi delle persone. E quindi questo è servito un po' per far vedere il nostro metodo di lavoro, il fatto che comunque volevamo mantenere e rispettare la dignità dei nostri soggetti.
Dopodiché, insomma, si sono fatti le prime attrici, tra virgolette, insomma. E un altro aspetto molto, molto difficile è stato entrare nelle loro case, per cui filmare la loro quotidianità senza interagire troppo con loro, quindi trovarsi negli ambienti più intimi e allo stesso tempo cercare di scomparire. E questo è stato, insomma, un altro aspetto decisamente importante e difficile allo stesso tempo. Abbiamo stretto rapporti anche molto belli con loro. E adesso siamo in una fase in cui io credo che ci sia molto bisogno di allargare il pubblico, uscire, diciamo, dall'ambiente sanitario o comunque dall'ambiente terapeutico, quale è stato quello che abbiamo affrontato fino adesso, e diciamo iniziare soltanto una riflessione, perché più di questo è complicato fare. A me piace fare domande, non tanto dare risposte. Sull'aspetto che il cibo ha in noi oggi, tutti quanti, all'infuori da chi ha o da chi ritiene di avere un disturbo alimentare. E credo che questo sia importante proprio come riflessione sociale più allargata. Ecco, allora, insomma, Cristiana, il rapporto con il cibo, insomma, nella nostra società moderna, che rapporto è? Cioè, è un rapporto sano, è un rapporto deviato, è un rapporto viziato? Che rapporto è il rapporto col cibo? Beh, insomma, tutti i dati ci dimostrano che non è un rapporto sano, no? Sta diventando un'ossessione, cioè siamo invasi dall'argomento cibo, l'argomento alimentare. Lo si vede televisivamente, insomma, ormai i cuochi sono dei maître à penser, no? Cioè proprio gente che è lì, a cui si chiedono, diciamo, opinioni su tutto, come se ci fosse chi ha un sapere sul cibo avesse un sapere sulla vita, no? Come se ci fosse questa iper, diciamo, valutazione dell'oggetto cibo. Io credo che questo rispecchi un problema più ampio. Sono d'accordo con Ruben sul fatto che il discorso vada sempre allargato, perché la prevenzione questo deve fare, cioè ci deve dare la misura di come un certo problema non riguarda sempre solo le persone coinvolte, perché i sintomi sono sempre la spia di un male che è anche più allargato, diffuso, no? Sono l'espressione massima proprio di un malessere che però in qualche modo si ritrova nella vita di tutti in certa misura. E qual è questo male? È un rapporto alterato proprio con gli oggetti che noi abbiamo. Infatti tutti i sintomi oggi che si trovano fra i giovani sono tutte delle forme di dipendenza da un oggetto. Vuoi le droghe, vuoi il cibo, vuoi il computer, vuoi il gioco d'azzardo, cioè c'è veramente una problematica di dipendenza, di legame alterato con gli oggetti, con le cose, con qualcosa che è un oggetto, e questo esprime un male a livello della relazione, a livello dei legami, perché è come se l'oggetto sostituisse la relazione con l'altro, che in qualche modo non è più sostenibile, è difficile, come se non sapessimo più affrontare la relazione fra esseri umani. E quindi in qualche modo la andiamo a sostituire con una relazione con un oggetto che ci dà l'illusione di essere invece qualcosa di più facile, controllabile, reperibile, che io posso gestire a mio piacimento, mentre l'altro, con la sua diversità, con la sua libertà, con la sua alterità, diventa per me inquietante. Quindi questo ci rivela che noi siamo in qualche modo ammalati, diciamo, in questo senso, tutti un po', una società in questo senso in difficoltà, proprio anche i sociologi, no? Sigmund Bauman parla di legami liquidi, no? per descrivere i rapporti, proprio ciò che, come se ci fosse qualcosa che non tiene più nella rete sociale. È lì che si insinuano poi gli oggetti, le cose, che vanno a creare un'illusione di stabilità che però non è. E dopo si ritrova questo, soprattutto nei giovani, espresso attraverso queste forme estreme, malate, insane di rapporto
In particolare con il cibo, perché il cibo ovviamente ha un valore simbolico alto nella vita dell'essere umano, perché è il primo oggetto con cui, attraverso cui si crea un legame con l'altro, con la madre o con chi nutre e cura il bambino, quindi è il primo oggetto che simbolizza l'amore, il dono, l'altro, l'altro materno, e quindi qualcosa di questo legame fondamentale. E allora più di tanti altri oggetti è quello che poi subisce o va a esprimere un disagio quando c'è un disagio nel rapporto con l'altro, nei legami. Mi viene da dire questa parola, la dico perché mi sembra che oggi è questa che fa scandalo. Nell'ambito delle cose amorose, diciamo, è come se l'amore fosse un po' ormai diventato un tabù, fosse diventato un problema. Amore inteso come riconoscimento dell'altro, della sua alterità, rispetto, possibilità di entrare in una relazione disposti a rischiare, perché l'amore poi in fondo è questo, cioè essere disposti a un legame in cui non si fa calcolo, no? Non c'è il calcolo. Mentre oggi noi abbiamo una grandissima difficoltà proprio a creare dei legami in cui non ci sia un calcolo dei rischi, dei vantaggi, delle difficoltà, in cui chiediamo sempre garanzia all'altro. Sono piuttosto dei rapporti fondati che assomigliano a dei contratti bancari, no? Dove noi chiediamo garanzie, dove noi chiediamo sempre quali sono i vantaggi, gli svantaggi, e mentre i legami amorosi sono invece legami in cui non ci dovrebbe essere, non c'è garanzia, non ci può essere questo tipo di logica, e quindi la logica dovrebbe essere invece quella della gratuità, quella invece del un po' essere disposti a farsi sorprendere, a cambiare, perché ovviamente una relazione è, se è una vera relazione, è cambiamento, perché l'incontro con l'altro è un vero incontro se in qualche modo ci cambia, perché ci fa conoscere, conoscendo la diversità dell'altro, qualcosa di nuovo anche di noi, e quindi ti porta a un'evoluzione, ti porta ad andare avanti, a procedere, a crescere. Ed è questo veramente che viene a mancare, la possibilità di questo, perché siamo piuttosto portati a ricercare delle immagini statiche di noi stessi, fisse, rassicuranti, qualcosa tipo un fermo immagine, e così anche dell'altro. Chiediamo all'altro di non cambiare e quindi di essere come noi ci aspettiamo che sia, quindi sempre come se volessimo fermare il tutto in un presente infinito. Quindi, se ho capito bene, insomma, i disturbi alimentari sono un grido d'allarme, una mancanza di qualcosa, un'assenza, sì, nella vita di queste persone. Che dopo c'è chi lo trasforma in bulimia, c'è chi lo trasforma in anoressia, dopo dipende. Sì. Però è comunque un grido d'allarme che sta lanciando la persona. Guarda, questo mi fa venire in mente proprio la definizione che ha dato una ragazza della sua anoressia. Ha detto: l'anoressia è stata il mio grido, il mio urlo. È un urlo in un contesto sociale, e se vogliamo anche in quel caso lì forse familiare, perché è molto importante poi che la famiglia si interroghi, non che si colpevolizzi, perché la via della colpa non aiuta, non serve, anche perché non è una questione di colpe o di cose orribili che una fa o che ha fatto mancare, perché a volte il problema invece è forse di non aver fatto mancare niente, no? Perché a volte ci vuole, deve mancare qualcosa, deve esserci del silenzio, deve esserci del tempo vuoto, morto, perché possa sentirsi la voce di una persona. Invece talvolta siamo portati a confondere l'amore con il riempire, con il riempire il tempo della vita dei nostri figli, riempirlo di cose, di riempirlo oggetti, di attività, di oggetti, no? Creiamo ai nostri ragazzi una vita completamente programmata dalla mattina fino alla sera, con attività continue. Forse vogliamo compensare un po' qualche manchevolezza in questo modo, alle volte, può darsi, non lo so, può darsi. Oppure è un bisogno nostro di non lasciare tempi morti, vuoti, perché comunque noi facciamo parte di questo tempo e quindi il vuoto ci inquieta. Siamo in un tempo in cui non riusciamo quasi a sopportarlo, perché siamo stati culturalmente un po' condizionati al fatto
che il vuoto è un deficit, è qualcosa che non va bene, cioè la mancanza è qualcosa che non va. Se qualcosa mi manca, se io mi sento un attimo così, senza qualcosa da fare, c'è qualcosa che non va. È come un condizionamento mentale cui siamo stati in questo secolo, insomma, anzi nello scorso secolo, è un po' dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti, ci sono proprio degli studi sociologici su questo, su come in qualche misura tutto il discorso sociale, la cultura ci ha portato ad associare al vuoto, alla mancanza, qualcosa di negativo. E quindi a pensare che siamo sbagliati se non abbiamo una risposta, no? Come Ruben diceva, questo documentario non vuole dare risposte, per fortuna, no? Perché di risposte siamo pieni e non c'è il tempo, non c'è il vuoto, lo spazio per le domande. Bisogna interrogarsi ogni tanto. Dottor Ansuini, Roberto, sì, è un problema sottostimato, è un problema sottovalutato. La dottoressa diceva, è un grido, sono qui, accorgetevi di me, eccomi. Perché è sottostimato, perché è sottovalutato? È sottovalutato perché è difficile cogliere quelli che sono i primi sintomi, i primi segni, ecco, di questo disagio giovanile. E quindi ci si accorge sempre quando precipita in qualche modo la situazione. E quindi c'è una perdita eccessiva di peso, cominciano disturbi anche clinici che possono essere coinvolti in questo. Ed è appunto per questo l'opera che le associazioni e anche questo progetto vuole fare, proprio come dicevo prima, per aumentare la conoscenza, la consapevolezza della presenza dei disagi, riconoscere sin dall'inizio, soprattutto in quelle persone, oltre alla famiglia, che sono a contatto con i nostri giovani, quindi la scuola, le società sportive, le associazioni sportive, tutto, far conoscere quelli che possono essere quei segnali iniziali, proprio per dire altro, mettiamo un'attenzione di quelli. Ed è come volevo riagganciarmi a quello che ha detto Cristiana del cambiamento. Il cambiamento è quell'aspetto positivo che l'affrontare questa problematica dà al ragazzo, certamente, ma anche proprio alla famiglia, tutto quello che è l'entourage che gira intorno al ragazzo. E in questo la presenza di operatori, di psicoterapeuti, psichiatri, comunque clinici in grado di affrontarlo nel modo corretto, in centri preparati e specializzati, aiuta molto, insomma, proprio a riequilibrare tutto il sistema che gira intorno al ragazzo. Non è solo problematica del ragazzo, non è solo, ecco, questo ovviamente vale per tutti i disagi, per tutti i disagi dei giovani e della nostra società. Insomma, l'anoressia è solo un aspetto che li coinvolge in questo. Prima di capire da Ruben quando lo vediamo, come lo vediamo e dove lo vediamo il documentario, facciamo un po', insomma, un punto della situazione. Ci eravamo lasciati che a livello regionale eravamo messi in un modo, adesso sì, dopo 18 più o meno mesi come siamo messi? Cioè ancora operativamente siamo messi più o meno nello stesso modo, però c'è stato un passo decisamente in avanti, insomma, nella regione Marche, perché sotto la spinta di associazioni di volontariato che nel dicembre 2014 la FAMPIA, la nostra e altre associazioni hanno mandato una lettera in cui si richiedeva una legge agli organi regionali, al presidente allora Spacca, poi anche con Ceriscioli. Da questa lettera in realtà c'è stata una risposta abbastanza pronta della regione, molto probabilmente qualcosa stava già covando, perché è parso così. E tant'è che il 30 marzo del 2015 è uscita una delibera sulle linee guida di una rete integrata di servizi per i disturbi alimentari. Una delibera che è stata stilata con la presenza anche per la prima volta nella regione delle associazioni dei genitori e di specialisti esterni, oltre a quelli che sono coinvolti direttamente dalle strutture. E in questo, da allora, il 27 gennaio del 2016, si è avuto il primo incontro di un tavolo tecnico previsto in delibera, all'interno del quale appunto ci siamo noi come associazioni, ci sono io, c'è il presidente dell'associazione, oltre a Rivedere le Stelle, FAMPIA, che è Geremia Medori, oltre alla Giuliana Capannelli, che è la responsabile del centro ETA di Ancona. E questo tavolo tecnico ha avuto già tre incontri e ha raggiunto dei risultati che non sono da poco. Innanzitutto quello di stilare
dei percorsi di cura, considerando anche l'aspetto riabilitativo che diceva sì, di residenziale che, di cui parlavamo all'inizio, con l'individuazione di alcune sedi dove questo poter creare questa istituzione. Sono stati messi nero su bianco gli standard minimi di personale che ogni ambulatorio deve avere per poter garantire questa, una risposta a queste cose. E cosa fondamentale, è stato fatto si è partiti con una convenzione con un centro di riferimento nazionale, che in questo caso è il Palazzo Francisci di Todi, per una formazione, forse questa è la cosa più importante, una formazione triennale di tutti gli operatori sanitari che coinvolti, e quindi quelle delle tre strutture, delle quattro strutture che già operano, quelle del futuro centro di riabilitazione che dovrà partire, e anche degli operatori sanitari, che comunque privati, che si interessano a questa problematica, un corso di formazione triennale, che è una cosa che detta così sembra poco, ma è fondamentale questo per ragionare tutti insieme allo stesso modo e mettere in rete diverse strutture che fino adesso lavorano per quello che potevano, ma insomma in maniera del tutto autonoma e con indirizzi del tutto diversificati, insomma anche procedure diversificate. L'altra cosa, intanto, è una cosa importante questo per quelli che nel frattempo hanno bisogno di rivolgersi a centri residenziali: abbiamo superato la difficoltà di andare fuori facendo delle convenzioni con alcuni centri sparsi in Italia dove poter accedere in tempi utili, ma soprattutto senza problematica amministrativa, insomma. Quindi speriamo che, nonostante la complessità, le problemi legati alla complessità di questo disturbo, a certe problematiche soprattutto amministrative di delibere così che ogni tanto vengono fuori non molto chiare, però si riesca ad ottenere qualcosa. È un primo passo, però certamente si sta muovendo qualcosa. Bene, allora l'abbiamo detto l'altra volta, lo diciamo anche questa volta, Roberto, chi ha comunque problemi in questo senso, chi vuole consultare meglio i percorsi, eccetera, e ci vede in trasmissione in questo momento, si può rivolgere a voi per essere orientato, perché poi molte volte penso che... Per quello dare i consigli, noi li diamo, almeno individuare... Io, dal punto di vista più organizzativo, la dottoressa Santini, proprio in maniera più specifica, perché è una... esperte proprio a livello regionale, non solo, su questo problema. Perché immagino che molte volte ci sia anche un po' di scoramento da parte di chi vive questa condizione di vedere qualcuno che ha... e non si sa mai che cosa fa, c'è confusione, nessuno sa cosa fare, che atteggiamento tenere, ognuno dice cose diverse, quindi ecco, insomma, anche solo parlare con le famiglie, l'associazione fa questo ruolo fondamentale. Può essere questo, quindi insomma rivolgetevi a Mi Fido di Te se avete necessità in questo senso. Allora, il tempo è tiranno, è volato. Ruben, dove lo vediamo e quando lo vediamo il tuo documentario? Lo vedremo al cinema, luogo sociale, condividiamo una cultura, quindi non mancate, il 16 maggio a Fano, al Cinema Malatesta, il 18 maggio al Nuova Luce di Urbino e il 25 maggio al Cinema Gabbiano di Senigallia. E poi ci saranno altre date più avanti. Altre date, naturalmente, poi se ce ne dai conto noi lo faremo sapere. Bene. Seguiteci sui social network, la pagina Hitmi, la trovate su Facebook. C'è una pagina Facebook Hitmi, ecco, quindi va bene. C'è questa raccolta di crowdfunding proprio per sostenere questo progetto che fino ad ora è andato avanti in maniera del tutto volontaristica e tutto, però per completare ci sono delle spese, quindi speriamo di riuscire a completarlo con questo. Tra l'altro si proporrà insieme a Cristiana Santini e Ruba Lagattolla anche all'interno delle scuole superiori, proprio in un'ottica di prevenzione, coinvolgendo anche i genitori dei ragazzi. Degli studenti. Bene. Grazie a Giulio Roberto per Mi Fido di Te, a Ruben Lagattolla che ha realizzato questo filmato. Filippo Biagianti. Citiamolo anche lui, e la dottoressa Cristiana Santini, insomma, psicologa, per averci
dato questo spaccato in ambito sociale di, questo, di questa patologia. Bene, grazie per essere stati qui con noi, dopo cena si chiude qui e naturalmente questa puntata la potete rivedere sulla nostra pagina Facebook o sul nostro sito di Fano TV. Grazie per essere stati con noi, alle prossime, grazie.